Buongiorno, eccoci qui con uh, un altro speciale di osservatorio sui mondi. Allora, di cosa parliamo oggi? Parliamo di. Abbiamo come ospite l'amico Carlo Martelli, che chi segue il nostro canale già uh, conosce. Uh, questo speciale, che abbiamo intitolato l'Absaiop dei Raggi del Cielo, mh, è diciamo, l'approfondimento di quanto ho detto nella, mh, nello streaming precedente. Quelli che facciamo regolarmente in diretta il mercoledì a proposito uh, di quanto è accaduto a Maui alle, alle isole Hawaii, dove io ho fatto un po' di uh, sommaria, anche se uh, in realtà no, no, non proprio brevissima uh, analisi delle cose che sono state dette e delle impossibilità tecniche, in quel caso, dell'utilizzo di armi uh, a energia diretta. Di cui si parla tanto, che sono uno dei uh, sorta di topoi dei luoghi comuni della controinformazione, perché dovete sapere che nel mondo della controinformazione c'è un filone delle armi esotiche, delle tecnologie estreme, della levitazione ai motori a antigravità, ci sono tutta una serie di cose che onestamente fanno parte invece, a mio avviso, di operazioni dall'alto per manipolare l'opinione pubblica, un settore dell'opinione pubblica che è uh, suscettibile mh, a credere a teorie alternative, le quali però non sono sempre vere e spesso sono pilotate dall'alto o da centrali di uh, disinformazione che comunque fanno capo ai servizi segreti di qualche paese, di qualche potenza o alle sezioni per operazioni sporche di grosse multinazionali. Molto banalmente, quelle che magari possono fare pressioni sui governi per... Accaparrarsi eh, commesse o ehm, eh, programmi di ricerca e finanziamenti che poi vengono buttati lì. però nel frattempo hanno preso. gli sì, hanno... appalti a pioggia. Comunque, ecco, adesso entriamo nel merito e andiamo a spiegare una cosa. Allora, intanto, per chi non mi conosce, io non sono un debunker e non vengo da mondi tipo CICAP. Tutto al contrario. Adesso vi faccio capire anche la coerenza e l'incoerenza di chi magari non ha colto il senso della divulgazione, che stiamo, delle analisi che stiamo facendo adesso. Uh, molti probabilmente dovrebbero avermi già conosciuto negli anni della pandemenza, uh, perché sono stato tra i primi, non sono stato l'unico, sia chiaro, a sostenere che era, quello che vedevamo, una frode scientifica. Abbiamo fatto alla luce di conoscenze specifiche, tecniche, scientifiche, e non per sentito dire o per, uh, uh, o, o per istinto o per ragioni emozionali del tipo non mi piace stare chiuso in casa. No, è stato fatto sulla base dell'analisi delle prime uh, ricerche che sono state pubblicate, quelle di due colleghi che sono state pubblicate da echipe cinesi e che già lì si vedeva che sostanzialmente non avevano isolato nulla e che quello che dicevano essere un coronavirus era molto probabilmente un insieme di altre cose. Uh, detto questo, ecco, il, lo schema na, che vediamo oggi in atto e lo schema che io spiegai all'epoca era questo, cioè è molto, più facile, eh, è molto più difficile sviluppare una tecnologia nuova, efficiente e eh, suggestiva magari da un punto di vista fantascientifico, è molto più difficile svilupparla piuttosto che far credere di averla sviluppata. Ecco dove si innestano le PSIOP tecnico-scientifiche. Quello che abbiamo visto è stato qualcosa che sull'onda emotiva ha spaventato molti: oddio, oddio, c'è una malattia nuova che è molto peggiore delle altre, devono intubare le persone per salvarle, stessa cosa. Oddio, oddio, c'è del fuoco misterioso che scende dall'alto e che incendia tutto e che seleziona una casa sì o una casa no, a seconda se è stata segnata col sangue dell'agnello sull'architrave. E non è così, eh, però all'epoca ci si credeva, cioè sull'onda emotiva si è creduto a un insieme di cose. Eh, paradossalmente, io sto semplicemente eh, facendo vedere come lo schema che ha funzionato allora e che io ho denunciato è in atto anche oggi. La maggior parte dei complottisti non mi credono e pensano che io sia, abbia cambiato sponda, ma in realtà, la cosa interessante è che hanno, hanno cambiato schieramento loro. Cioè, mentre prima ci hanno messo un po' perché all'inizio si sono spaventati, però dopo che gli hai spiegato la cosa hanno cominciato a capire che era in atto un upside e lo hanno accettato, adesso invece ci vogliono credere. Ci sono degli elementi di differenza che spiegano perché sono caduti. Poi, alla fine, vi spiegheremo quali sono i bias cognitivi su cui hanno fatto breccia eh, per questa operazione. Eh, scusami, Carlo, ti chiudo, ti chiudo il microfono che c'è un po' di, di reverb di, di eco. Comunque, poi, eh, sostanzialmente dicevo, lo schema è esattamente lo stesso. Cioè, far credere che lì c'era una teoria alternativa, non era una teoria mainstream. Eh, allo stesso modo, qui non c'è il mainstream che ti dice, oh, abbiamo sparato dei laser dal cielo però te lo fanno capire in un altro modo, cioè creano un filone di informazione alternativa a cui tu, a cui tu abbocchi, perché comunque è suggestiva, è bella. Ho letto dieci anni fa un articolo su eh, Science Qualcosa Alternative che mi dice che hanno sviluppato i laser dalle basi sulla luna e ci colpiscono, Mh, tutto molto suggestivo, quindi tu richiami qualche cosa che avevi nella mente, che avevi letto attraverso la programmazione predittiva, altro concetto che bisogna sviluppare, che bisogna comprendere. Mh, nel caso di specie, un anno, due anni fa, tre anni fa, era il laboratorio di Wuhan da cui era uscito il virus ingegnerizzato come arma, no, come arma non convenzionale, e anche lì quello è stato l'elemento che ha fatto da richiamo da esca per i complottisti perché lì hanno trovato la ciccia che gli piaceva. Stessa cosa, qui c'è l'elemento tecnologico alternativo, segreto, eh, in realtà poi inconsistente, lo andiamo a dimostrare. Uh, però sono cascati su quello. Quindi c'è un elemento di informazione alternativa che il mainstream non ti, non ti conferma, ma tutta una serie di canali ti ripetono, tu ci caschi quindi abbocchia una specie di informazione alternativa che però è funzionale al potere perché in fondo che cosa fa? Conferma quello che dice il potere. Il potere ti dice che c'è in corso una pandemia. L'informazione alternativa gli dice sì, è vero, c'è un una pandemia, tant'è che infatti l'hanno fatta loro e va bene. Ma sta di fatto che tu credi alla pandemia. Quindi, quelli che abboccano a questo in realtà confermano l'operazione psicologica. Tecnicamente, quelli che adesso ci dicono che siamo i gatekeeper. In realtà sono loro che sono diventati i covidioti di ieri e non hanno capito che ieri ci hanno, si, sono, diciamo, si sono lasciati svegliare un po' questa volta, no, questa volta ci sono cascati di nuovo. Eh, e non hanno capito, cioè avevano capito prima, ma per un puro caso perché non hanno il metodo, non hanno introiettato il metodo, hanno semplicemente imparato a pappardella una cosa che avevo spiegato o che avevamo spiegato perché, in fondo, per ragioni emotive non volevano essere chiusi in casa perché non gli piaceva quel tipo di trattamento. Ma io sono sicuro che, se adesso vi cominciassero a chiudere in casa per proteggervi dagli attacchi laser dal cielo, da, da mondi misteriosi, probabilmente comincereste a dire anche voi fra un mese o due, ah ma ci hanno rotto le palle, ma è tutta un'invenzione, è il blue beam che ci stanno, ci stanno prendendo in giro con il blue beam e tante altre cose. Quindi probabilmente qui il, il problema è di tipo cognitivo, cioè ci sono molte persone che non hanno assolutamente introiettato il metodo, hanno imparato a pappardella un contenuto, ma non hanno imparato a sviluppare il metodo di ragionamento. Ho oh, detto questo, siccome andremo a fare un po' di lavoro adesso tecnico di divulgazione scientifica seria e spiegare perché, o meglio, spiegare qual è lo stato dell'arte delle armi eh, a energia diretta e spieghiamo quali sono, spieghiamo come funzionano, spieghiamo che limiti ha molto brevemente perché non, non vogliamo fare un video di otto ore. Um, ma intanto facciamo un minimo di premessa. Allora, io vengo dal mondo della chimica, in particolare della chimica farmaceutica, ma chiaramente ho una formazione anche in chimica. Quindi generale e inorganica. Di conseguenza, tutto ciò che riguarda la chimica di una combustione eh, o i processi di un, un funzionamento di un laser, la fisica di un laser, la conosco. Carlo Martelli è un matematico, un ricercatore in matematica, ma viene anche da una formazione in ingegneria aerospaziale, per cui siamo piuttosto qualificati a parlare di questo. Se poi c'è qualcuno che fa, ehm, non lo so, eh, l'agente immobiliare alle Maldive, o fa altro, io con tutto il rispetto, però bisogna un attimo capire chi ha la competenza per parlare e chi no. Quindi, detto questo, andiamo a: questo serviva giusto a ricordare che ci sono delle competenze tecniche. Se uno, se uno si fida del primo arrivato, beh, fate come volete, però, poi andate a vivere in un mondo in cui le strade o i ponti le costruiscono quelli eh, che ne so, laureati all'università della vita perché. Poi, insomma, se uno si deve fare operare si sceglie il bravo chirurgo, non si sceglie eh, quello, de quello della controinformazione. Quindi allora detto questo, ehm, si tratta qui di fare un minimo di eh, lezione di fisica sulla fisica dei laser. Ma senza spiegare necessariamente cosa è un laser, eccetera, lo diamo per scontato. Semplicemente andiamo a valutare qual è lo stato dell'arte delle applicazioni militari, tattiche, che sono piuttosto limitate ad oggi, perché i laser sono stati sviluppati negli anni 50, i primi laser, ma, il primo, eh, ma gli impieghi che abbiamo oggi sono molto utili nel campo della medicina, della chirurgia della metallurgia del taglio della, delle, delle saldature si possono fare molte cose ma ci sono limiti applicativi per quello che è l'uso tattico non lo diciamo perché siamo dei gatekeeper ma lo diciamo perché è il dato di fatto lo stato dell'arte se volete avere una buona informazione su questo io vi rimando a un paper o eh, una pubblicazione scientifica che adesso vi mostro che è quella più equilibrata, il resto che trovate sono solamente articoli divulgativi molto emozionali, molto confusi, eh, molto inconcludenti che vi fanno passare tutto il contrario di tutto. A volte ci sono dei trionfalismi anche. Adesso, ah, la Cina ha sviluppato il cannone laser navale: sì, l'avete visto? No. Cioè, ecco, ogni volta. Quindi eh, per fare eh, il punto, io vi invito a studiarvi questo paper che una review praticamente sullo stato dell'arte delle applicazioni laser ehm, nel campo militare negli ultimi vent'anni eh, questo è un articolo abbastanza documentato eh, potete vedere che ve lo riassumo sostanzialmente anzi lo metteremo in descrizione sia questo sia il pdf perché io temo che poi lo faranno sparire anzi già ho notato che recuperarlo non è stato facile il primo link non si apriva quindi eh, sostanzialmente la questione è mh, ad oggi i laser militari poi ci sono anche allora le armi energia diretta c'è un piccolo passo indietro possono essere i laser i maser ehm, qualcuno mette anche le armi soniche ma un'arma sonica in realtà essendoci trasmissione di eh, è un'onda è un'onda sonora quindi c'è trasmissione di di aria, e quindi c'è materia. Per quanto in gas, stato gassoso, sostanzialmente non è, pro, non è proprio corretto chiamarla arma energia diretta. L energia diretta è un'onda elettromagnetica dove non c'è trasferimento di materia. Um, I laser si impiegano a scopo militare in settori che sono le telecomunicazioni, la telemetria, i rilevamenti, il puntamento, dopodiché l'impiego di laser distruttivi ad alta energia e qui poi bisogna spiegare anche la differenza tra energia e potenza perché poi la gente si perde ma non è la stessa cosa vi dicono un laser ad alta potenza sì ma la potenza è l'energia erogata nell'unità di tempo se io riesco a erogare eh, una, un tot di energia so 50 kW in un unità di tempo molto piccola, eh, la potenza erogata è alta, ma il punto, che, cioè il, il punto fondamentale è che se io irraggio con quel tipo di, di stimolazione laser, per un femtosecondo, cioè per, una, per un miliard, una, una frazione molto piccola di secondo, un oggetto di metallo, al massimo posso vaporizzare una piccolissima parte, ma non è che ho squagliato una porta aerei, cioè, mettetevi in testa che questo non esiste eh, ad oggi, e non è che io ho fatto la battuta perché non le usano in Ucraina, e qualche imbecille ha detto oh, perché vogliono uccidere noi, noi gli ucraini. Ma non è quello il punto. Togliamo la questione ucraina perché non le hanno usate in Iraq, perché non le hanno usate eh, in Siria, perché non le hanno usate soprattutto? Dove stanno montate di linea queste armi? Io già ho spiegato. Sono armi esclusivamente navali perché sostanzialmente un aereo difficilmente può sviluppare il tipo di energia richiesta. Poi, dopo ne parliamo bene anche con Carlo. Eh, una nave, effettivamente, soprattutto se ha eh, una propulsione nucleare, potrebbe effettivamente avere eh, il tipo di energia richiesto di megawatt. Perché parliamo di, di megawatt per avere quella potenza distruttiva che uno si immagina. E nonostante tutto non ci si arriva. Cioè il punto fondamentale è che ad oggi eh, la maggior parte delle marine statunitense, russa, cinese non ha cannoni navali per la distruzione al laser. Non ce le ha, è un punto, di, è, è un punto innegabile. Vi ricordate lo scudo spaziale di Reagan? Dovevano essere armi laser che abbattevano le testate nucleari. Non esistono. Non esistono perché non esistono? Perché non riescono a farle funzionare. Mettetevelo in testa. Ma sono 30 anni che ci stanno provando e non riescono a farle funzionare perché c'erano dei problemi tecnici che adesso vedremo che non sono stati risolti e che probabilmente non sono risolvibili a breve termine con la tecnologia che abbiamo oggi. Uh, e ripeto, non esistono armi anticarro laser, non esistono armi antiaeree laser, non esistono armi antinavali laser, non esistono sistemi antimissile al laser che funzionino. Gli Stati Uniti si difendono da una possibile minaccia nucleare dei, della Russia o della Cina utilizzando ancora i vecchi missili Patriot, non hanno dei sistemi antimissile al laser. Eh, I russi, uguale, continuano a sviluppare gli S300 che sono diventati S400, S500, i prossimi S600 in, in sviluppo. Ma non hanno armi laser per fare questo. La maggior parte delle armi, anzi, non la maggior parte, tutte le armi anticarro sono manpads, sono javelin, sono dei sistemi di, missilistici eh, teleguidati, non teleguidati, quello che volete, eh, a, a, a tiro diretto, eh, a, tiro, a, a tiro a cupola che cascano dall'alto come, come i javelin ma tutti quanti sono dei missili, cioè la maggior parte, della, i stessi sistemi antinave sono dei missili antinave, non abbiamo la armi laser antinave, non abbiamo armi laser antinave, mettetevelo, fatevi un, un bel giro uh, su qualche sito di, su sistemi d'arma, non esistono, punto. E se riuscirete a vederli sui campi di battaglia da qualche parte, vi renderete conto che forse... Questa cosa avverrà, non so, io non ho previsioni, ma sicuramente i più ottimistici parlano di dieci anni, vent'anni, però in realtà è che già dieci anni fa dicevano che questa cosa l'avremmo vista 10, fra dieci anni, quindi è un po' come la storia del, del mondo che sta per finire di, di Kerry, insomma. Ehm, quali sono i problemi tecnici che non si riescono a risolvere? Primo, uno è l'energia, perché vi ripeto, per avere una potenza distruttiva tale da poter incendiare una casa o poter distruggere un bunker servono tantissimi eh, kilowatt ma poi in realtà dobbiamo arrivare a dei megawatt di energia quindi un conto è la potenza che si può erogare un conto è l'energia in realtà quello che ti, che ti permette di distruggere è proprio l'energia le, anche se l'impulso è molto potente ma dura pochissimo la quantità di energia che tu hai messo è sempre poca è sempre insufficiente a portare la distruzione o a far partire, ad esempio, a innescare un incendio, anche qui la maggior parte delle armi incendiarie oggi, o è il fosforo bianco, o sono altre armi chimiche, o è il Napalm. Non, non, non abbiamo armi laser incendiarie. Le armi antifanteria eh, sono tipicamente delle bombe a cluster che che, che, sprigionano, che, 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 che hanno un, 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 un effetto chimico e, e sviluppano poi un incendio. Oppure eh, le armi, diciamo, eh, mh, termobariche, per esempio, ma non, ma non stiamo parlando di laser. Allora, eh, quando si eroga l'energia necessaria, eventualmente possiamo essere in presa, infatti, si parla di i laser tattici, che sono gli unici che non sono stati sviluppati, quelli che servirebbero per abbattere un aereo, per fondere un aereo in cielo. Dovrebbero essere armi tattiche laser ad alta energia. E a quello ancora non ci si arriva. Non ci si arriva perché prima devi avere un'alimentazione enorme. Enorme significa che devi avere una centrale nucleare che te lo spara col laser. Secondo, secondo eh, ci sono dei problemi che riguardano la coerenza del raggio laser. Cioè un laser perde coerenza, soprattutto, cioè non, non è che lo spari nel vuoto, ma a contatto con la resistenza dell'atmosfera. Perde coerenza, quindi perdendo coerenza si allarga e quindi perde anche la direzionabilità, e questo problema riguarda il raggio d'azione di un'arma del genere. Quando vi fanno vedere il laser che taglia, eh, il che taglia i metalli per fare, che ne so, un lavoro molto preciso di metallurgia. Non so, per le casse forti, per, eh, le, per le porte stagne, eccetera, lo fanno in laboratorio con dei laser molto potenti e molto precisi. Ma a distanza di 4 centimetri. Quanto pensate che, quanto pensate che il raggio d'azione di quel laser possa durare e possa portare quell'effetto? Pensate che lo potete sparare per 10 km nell'atmosfera? Col oh, cavolo, una cosa del genere. Quei laser lavorano a 4 centimetri di distanza dal bersaglio. Quindi immaginare che sta roba viene sparata dai satelliti a 90 km d'altezza, a 100 km d'altezza, è una roba fuori di testa. Tra l'altro trasformerebbe l'atmosfera in plasma. Eh, cioè, sarebbe una cosa... Eh, cioè, ecco, quindi, cioè, questo, uno è un problema di, di eh, alimentazione, un altro è un problema di perdita di coerenza e di direzionabilità, poi c'è un problema che riguarda anche lo sviluppo di calore. Cioè, questi strumenti, questi strumenti si surriscalderebbero, andrebbero sostituiti in continuazione... Il problema, come vi dicevo prima, è che devi fornire un raggio in maniera continuativa per qualche secondo, magari, che non è poco, ma magari anche di più. Quindi immaginate voler colpire una corazzata oggi, le corazzate ci sono più, ma un incrociatore, una fregata, una porta aerea, e colpirla con un laser per danneggiare significativamente la corazza. Significherebbe irraggiarla magari da chilometri di distanza. E, per qualche secondo come minimo, mantenere questa continuità d'azione e che poi dopo ecco, poi ci se... vi faremo vedere che abbiamo fatto anche un bel lavoro di inchiesta e abbiamo trovato qualcosa che è molto sospetto su questa PSEIOP, ma questi, questi dettagli tecnici che vi sto dicendo li trovate sulle pubblicazioni scientifiche che dicono sì, purtroppo le armi laser hanno queste difficoltà, cioè sviluppare armi laser tattiche ad alta energia non è stato possibile ad oggi. Vi faccio vedere un esempio. Uh, il THLE, cioè Tactical, la Tactical High Energy Laser, eh, un progetto israeliano eh, e, e statunitense eh, per eh, un proiettore laser che abbattesse eh, missili, ad esempio, era stato sviluppato agli inizi degli anni 2000, vi faccio vedere l'articolo che ho pubblicato a questo riguardo, vi faccio vedere la foto, l'avevo pubblicato sul canale, il mio canale Il Veritiero. Uh, un secondo di pazienza, eccolo qui, ecco c'è anche il link. Curiosamente, questo link del New, York, del New York Times adesso non si apre più. Che cosa dice? E qui poi dopo possiamo speculare sul fatto che stiano togliendo questi articoli. Eh, dice che questo proiettile, questo, questo raggio che doveva abbattere razzi, proiettili di artiglieria eccetera, nel 2005, a causa del suo ingombro, sono molto grandi costi elevati. L'alimentazione e scarsi risultati previsti sul campo di battaglia, cioè non funzionava, aperti sverbis significa che non funzionava, è stato sospeso cancellato nel 2005, quindi stiamo parlando di quasi una quindicina d'anni fa. Allora, ehm, di fronte a cose del genere, lo volete capire che queste armi non sono state effettivamente sviluppate con successo? Lo volete capire o non lo volete capire? Sì, poi, poi per, per, inci, per inciso, il, uh, proprio il vantaggio, gli ipotetici vantaggi di questa arma si uh, trovano il uh, limite uh, in quello stesso vantaggio, cioè la produzione di un, um, di un calore molto intenso. No? E quindi se allora deve bucare un acciaio speciale, allora tu l'apparecchio in quale materiale lo costruisci o con quali dispositivi di raffreddamento? E quindi ci sono anche questi problemi tecnici. Infatti, allora io ribadisco, lo stato dell'arte è che ad oggi. Le tecnologie laser vengono impiegate per il puntamento, l'intercettazione, la telemetria, ad esempio i teleme e, e, il telemetro laser dei carri armati, solitamente appunto il telemetro laser, cioè viene fatto con la telemetria laser, ma non è un laser tale da poter bucare l'altro carro armato, viene impiegato per il puntamento. I proiettili d'artiglieria Krasnopol che usano i russi. Sono dei proiettili art di artiglieria che non hanno solamente una traiettoria balistica, ma vengono corretti ehm, come se fossero dei piccoli, eh, dei piccoli cruise, diciamo, come, fossero, come avessero un volo da crociera. E questa correzione viene fatta con un sistema di puntamento laser, ma è il puntamento. Per quale motivo i russi dovrebbero continuare a produrre ogive esplodenti d'artiglieria se avessero dei cannoni laser? E purtroppo non è così, signori miei. Vi vedete nel 2020. O, o negli anni venti di de, questo secolo non vi vede nel, nel, nel 2500. Quindi ad oggi la tecnologia è questa. Poi certo, voi ci avete in testa che eh, ma loro: i militari stanno 30 anni avanti. Non è vero, non è vero, è un, è un, questo è un assunto, è una speculazione vostra, non è una legge che i militari devono stare 30 anni avanti. E comunque, purtroppo, questi problemi, purtroppo o per fortuna, dipende dai punti di vista, questi problemi non sono stati risolti visti i potenziali distruttivi che potrebbero avere, grazie a Dio io dico che non ci sono. Um, comunque questo è lo stato dell'arte. Se vi sta bene uh, è così, se non vi sta bene fate le vostre ricerche e vedete se non è vero quello che sto dicendo. Ci sono dei programmi, il Deimos per esempio, della Lockheed Martin, quello che vi ho fatto vedere, ma sono programmi che sono tutti quanti in fase di sviluppo e poi rimangono lì, perché questi problemi tecnici non li hanno risolti. Quando li risolveranno, vedrete che ci sarà un tale strombazzamento a livello di uffici stampa di questo e quell'altro governo che ve ne parleranno ampiamente, anche perché a quel punto diventa un, eh, un forte deterrente poter usare un'arma del genere. Ma tra l'altro, immaginate se: ah, non abbiamo parlato dei laser operati dai satelliti, che ovviamente non li possono operare, perché devi avere una un, un, come, come possiamo dire una un reattore modulare su un satellite per, po per poter uh, utilizzare que quei livelli di energia. E abbiamo già detto che non ci stanno. Poi, tra l'altro, una piccola parentesi, è molto curioso che una bolla di complottisti che non credono ai satelliti, perché non credono all'esistenza dei pianeti, non credono all'esistenza dei satelliti perché non possono esistere i satelliti nello spazio, e lo spazio non esiste e non esiste lo spazio sopra la cupola terrestre, la loro ipotetica cupola che hanno nella testa, quindi gli stessi che ti dicono che... Uh, I satelliti non esistono, però poi immaginano che esistano dei satelliti da cui sparano i laser. Quindi cioè, già la dissonanza cognitiva qui è a dei livelli uh, professionali, direi. Uh, quindi mh, il punto è questo, ci sono, delle pro... ci sono dei limiti tecnici a quello che uh, si può fare. Quando sarà possibile avere questo, sarebbero le armi definitive, perché se una qualche potenza sviluppasse satelliti laser con una... Possibilità d'azione tattica distruttiva di quel livello che avete visto lì, cioè se potessero sparare dei laggi laser per distruggere un'installazione umana sulla Terra a distanza di 100 km, state tranquilli che con un'arma del genere potrebbero sferrare un first strike un attacco preventivo su tutte le installazioni nucleari della potenza eh, della potenza avversaria. Di conseguenza, avrebbero annullato. E il deterrente eh, nucleare quindi è un'arma superiore a quella nucleare. Ma secondo voi siamo arrivati a questo? Non so, ragionateci un attimo: sarebbe un tale game changer a livello strategico, che cioè altro che Scusa, ma se uno ha una tecnologia del genere, la usa per bruciare quattro casette di due miliardari stronzi a Maui o la usa per distruggere il potenziale avversario a livello strategico? Cioè, qui c'è anche una questione proprio di logica. Um, ma comunque, ripeto, non esistono armi laser tattiche. L'unica cosa che teoricamente e anche praticamente funziona a livello di laser o a livello di maser o impulsi elettromagnetici è per abbattere i droni. Però, attenzione, non sono laser ad alta energia distruttivi. Cioè, non, non immaginate dei laser che abbattono un, volo in, un, un drone in volo. Squagliandolo per aria, ma sono degli impulsi elettromagnetici. I russi sono molto avanti su questo, cioè anche gli americani. Impulsi elettromagnetici che interferiscono con la strumentazione di bordo, tra virgolette di bordo, cioè con il sistema di controllo elettronico e di viaggio del, del drone. Quindi gli fanno, perdere, gli fanno perdere controllo e quelli cascano, o addirittura come fanno i russi, li catturano. Uh, i russi hanno sviluppato anche dei fucili eh, a impulsi elettromagnetici da fanteria per tirare giù piccoli droni come i quadricotteri. Non so se funzionano con eh, quelli più grandi, tipo i russi, i, 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 i turchi, i Bayraktar, ma per i piccoli aerei, per i, per i piccoli droni come i quadricotteri funzionano. Però lì fu interagiscono. Ecco, gli usi, gli usi effettivi a livello di combattimento di un laser sono per interferire con i sistemi elettrici magari di un elicottero, ma non è che ti fondono un elicottero. Oppure i laser accecanti, che sono banditi dalle convenzioni internazionali, per accecare proprio la rete, per danneggiare la retina, a volte in maniera anche permanente, dei piloti. Eh, armi di questo tipo sono montate sugli elicotteri, ma nulla di eh, distruttivo come quello che si immagina eh, certo mondo della controinformazione. Quindi questo è lo stato dell'arte sui laser. Uh, a proposito di tante dicerie su uh, presunte, uh, presunte manifestazioni non propriamente naturali di certi incendi oggi, che sono gli incendi di sempre, uh, io cedo un attimo la parola a Carlo perché ricordiamo un attimo i meccanismi con cui procede una combustione e ribadiamo magari mh, quante sciocchezze sono state dette di recente, magari. Questo. Infatti, ti tolgo, ti tolgo il microfono. Eh, ti ti okay. eh, libero il microfono. Ok, oh, buongiorno a tutti, grazie Matt per, per la premessa, per l'introduzione. Eh, intanto io dico queste due cose, ricordatevi tutti che una PSYOP fa sempre leva sulla vostra mancanza di informazione, cioè lo scopo primario è di darti un pacchetto preconfezionato che per te sia plausibile ma non per te tutti, perché le psyop non sono per tutti. La popolazione target è le persone che ci possono credere e fanno leva esattamente su questo. Quindi quello che adesso stiamo facendo qua oggi è quello di farvi capire dove hanno aggirato il vostro sistema immunitario di difesa psicologica, perché come giustamente ha detto Matt, l'altra volta noi temiamo che voi l'abbiate capito solo perché era il mainstream che ve la raccontava. Se adesso il compito di condurre una psyop viene deputato alla controinformazione, il rischio è che voi ci crediate perché viene da una fonte che è stata legittimata come contrasto del mainstream. Questa è la prima premessa. Per quanto riguarda gli incendi, io sono rimasto molto colpito da questo, cioè dal fatto che sia stata raccontata una storia che non è. Innanzitutto, facciamo una piccola, un piccolo passo indietro: tutti quanti noi da piccoli abbiamo esplorato il fuoco. Abbiamo provato ad accendere qualche cosa, il fuoco all'aperto e abbiamo visto quanto è complicato. E devi cominciare a mettere una protezione dal vento perché se no il vento te lo spegne e la roba non è mai secca abbastanza e se prende si spegne subito. Tutta la linea è troppo verde per quanto piccola possa sembrare e non riusciamo ad accenderlo. Poi abbiamo sperimentato i caminetti e abbiamo visto che nel caminetto la combustione è diversa. Perché? Perché il focolare è più raccolto e si mantiene il calore. Poi andiamo anche più nel dettaglio di questa parte tecnica. Poi abbiamo sperimentato la stufa dove puoi anche buttare della legna verde. La legna verde che non funziona affatto in un fuoco aperto, funzionicchia nel caminetto e diciamo che una stufa a legna la può anche digerire. Qual è la differenza in tutte queste cose? La differenza è prima di tutto nel fatto che ogni materiale ha una sua temperatura di accensione. La carta sono i famosi 451 Fahrenheit. Il legno, un po' di più della carta. Sono, siamo sui 300-350 gradi. Le plastiche, di meno. Se tu prendi un pezzo di legno e non gli fornisci abbastanza energia, il legno non fa niente. Se tu gli fornisci energia localizzata in un punto, il legno in quel punto si carbonizza, ma non è in grado di autosostenere la combustione in tutto il pezzo. Voi prendete un falò. Togliete un ceppo bello secco dal falò, lo mettete da parte, per terra, e quello si autoestinguerà, perché il contesto non, non è più favorevole al mantenimento della temperatura di combustione, si raffredda. E infatti bisogna continuamente fare la pigna per far sì che al centro, al nucleo del falò, ci sia la temperatura adatta da portare avanti la combustione. Questa è una premessa, a mio avviso, fondamentale. La seconda, il secondo grande requisito perché un, un fuoco si mantenga è l'apporto di ossigeno. Più ossigeno c'è e più la combustione funziona. In un ambiente di incendio con scarsa ventosità tende a ridursi la quantità di ossigeno ed è questo il motivo per cui le persone, per esempio in un incendio in un appartamento, muoiono non per il calore sviluppato dalla combustione, ma per il fatto che non c'è più l'ossigeno ed è stato sostituito dai fumi di combustione, che sono quelli che ti fanno tossire e poi chiaramente ti mandano in ipossia. Infatti, infatti Carlo, scusa ti interrompo, c'è stato, innanzitutto eh, ci sono stati una, un bel po' di morti, sembra 90, forse anche di più. Un'osservazione è: Ma sono morti in casa, sono morti dentro le case, certo, proprio per, questo, per questa ragione: prima di essere magari carbonizzati, tempo. prima che arrivasse l'incendio, molti sono morti asfissiati sostanzialmente. Ma anche esatto. questo è un fenomeno, diciamo, di quelli da, da Pompei, uno scenario da Pompei, in un certo senso. Cioè dove molti sono morti prima per asfissia, poi dopo sono arrivati i lapilli, e vabbè, dopo loro quella, quella è stata una condizione Infatti. particolare. Ma poi la riprendo, la riprendo quella cosa lì per lo stato degli alberi di, di cui si è parlato molto. Quindi, eh, in un incendio molto diffuso, come per esempio un incendio boschivo, si va in carenza di ossigeno. Quindi, tipicamente, che cos'è che alimenta l'incendio? Un afflusso d'aria fresca. E in queste condizioni c'era vento forte. Ma anche in Italia, quando si appicca un incendio doloso, si aspetta sempre che ci sia il fuoco, perché il fuoco porta nuovo ossigeno e porta via i prodotti di combustione. Al tempo stesso, durante un incendio, tutta l'aria è arroventata. Quindi, è più facile che l'incendio si propaghi e dove si propaga più facilmente un incendio si propaga dove c'è materiale secco o dove ci sono materie plastiche quindi è facile che un incendio corra lungo i cavi elettrici perché brucia tutta la parte plastica e poi le case bruciano perché sono piene di materiali che bruciano bene e mantengono la temperatura di fiamma poi le case soprattutto quelle americane sono quasi tutte di legno e quindi ciò spiega perché le case sono completamente collassate ma torniamo un attimo indietro alla legna eh, noi quando prendiamo un pezzo di legna e lo mettiamo nel camino, nella stufa diciamo che la legna brucia in realtà non è proprio così quando si raggiunge la temperatura di iniezione il materiale comincia a gasificare cioè produce un gas che è lui che brucia quando tutta la gasificazione della legna è terminata resta il tizzone nero che è puro carbonio il carbonio non brucia propriamente con fiamma ma si ossida ad alta temperatura con l'ossigeno. Il carbone e il carbone di legna bruciano esattamente così. Quindi, eh, se noi osserviamo una pianta che brucia, un, un pezzo di staccionata che brucia. Noi dobbiamo osservare quanto segue: innanzitutto c'è la prima fase di gassificazione, poi c'è la fase di carbonizzazione e il fuoco si propaga dal punto centrale. Quindi può essere benissimo che ci sia un tizzone parzialmente carbonizzato, ancora avvolto in certi punti da tutta la parte esterna del legno, perché il legno non è ancora arrivato alla gassificazione perché, perché l'ambiente non ha permesso la gassificazione completa. Per quanto riguarda le piante, poi c'è da dire un'altra cosa. Noi dobbiamo sgombrare il campo dal fatto che quando una pianta brucia si riduca a un cumulo di cenere perché non è così. In qualunque incendio boschivo, neanche nel pieno bosco succede questo. La pianta brucia fin dove brucia, magari cade, magari resta in piedi, ma non si riduce a un cumulo di cenere. Nel caso di specie, noi parliamo di una regione tropicale dove le piante sono in fase vegetativa più o meno tutto l'anno, quindi sono piene di linfa. E quindi a maggior ragione viene carbonizzata la parte esterna. E, tu e uno direbbe, ma perché si è carbonizzata? Perché è la parte esposta al vento rovente. Ed è quella che determina la morte della pianta. Ma la pianta in sé poi non cade perché la combustione non procede a quel punto, ma si propaga l'incendio verso le cose che possono bruciare meglio. Tutto questo... Deve essere chiaro perché, se no, entriamo in dissonanza cognitiva e cominciamo a chiederci perché la pianta non è bruciata, perché la pianta è rimasta in piedi perché sono bruciate le case, perché le case di legno con la plastica dentro bruciano meglio. L'esempio che tu hai fatto prima del, del vulcano è interessante perché nel 1980. Mh, nel nord ovest degli Stati Uniti c'è stata un'eruzione vulcanica, quella del Mount St. Helens. È stata un'eruzione catastrofica che ha completamente cancellato 400 metri del cono terminale di un vulcano. 400 metri. Si è sviluppata la classica nube piroclastica, cioè una nube ardente con temperature superiori a quelle di un incendio tradizionale. Ci sono ancora le piante morte in piedi. Sono morte, sono carbonizzate, ma non si sono ridotte in cenere. Quindi. Chi ha raccontato le piante non sono bruciate è strano, ha fatto leva sul fatto che noi non sappiamo come funziona un incendio, come bruciano le cose, come muoiono bruciate le piante e qual è il residuo di combustione. L'altra cosa che mi ricollega a quello che hai detto te è qualcuno ha preso delle foto o di lì o di incendi che ci furono in California nel 2018 e ha fatto vedere delle colate di metallo fuso. Sono chiaramente i cerchi in lega di alluminio che si sono fusi. Temperatura di fusione dell'alluminio, 660 gradi, della lamiera d'acciaio, 1270. Alcuni hanno detto, vedete, quella è la prova che è stata usata un'arma di energia perché quella fusione lì è una fusione massiccia dell'alluminio. A parte che un laser localmente sviluppa circa 10.000 gradi. Quando, anche qua, vedete, funziona sulla base dell'ignoranza presunta del, di chi fa queste cose. Non so se voi abbiate esperienza di eh, saldatura. Quando, o di taglio, quando voi saldate con la fiamma, la fiamma ossidrica, che non è ossidrica perché usa l'acetilene, 2700 gradi, la usate per tagliare, soprattutto, vedete, degli enormi goccioloni di metallo fuso che viene eh, fuso... E quindi crea una linea di separazione tra due margini della lastra che volete tagliare, cioè non è che viene tagliata, viene fuso un cordone di acciaio e quindi si creano due pezzi separati. Eh, quando voi tagliate con uh, quel strumento, che è una specie di tagliatrice ad arco, usano degli elettrodi di grafite ricoperti di rame. Che, che crea l'arco elettrico e poi c'è un flusso d'aria compressa che spruzza l'arco. L'arco fa anche lui 10.000 gradi. Voi non vedete i goccioloni, vedete dei microgetti di materia e del degli sbuffi di plasma. Il laser fa la stessa cosa, trasforma in plasma la parte metallica. Quindi un impulso laser su un'automobile, se ti va bene, fa un buco. Non fonde tutta l'automobile e non fonde tutto il cerchione. Al massimo gli fa un buco. Per fondere il cerchione di alluminio, tu devi portare tutta la massa del cerchione almeno a 660 gradi. Se no, quel cerchione non si fonde. Lo potete sperimentare se voi prendete veramente un pezzo di legno e lo mettete sul fuoco, su, sul fuoco del gas della cucina. Nel momento in cui lo mettete, il tizzone non prende tutto fuoco, comincia magari a bruciare nel punto esposto alla fiamma e dove voi lo tenete in mano non succede niente. Quindi una, una fusione massiccia dei cerchi in lega di alluminio di un'automobile è incompatibile con uno strumento a energia focalizzata in un piccolo punto. E prevengo subito eventuali domande del tipo e beh ma se tu fai un fascio grande così un fascio grande così esiste solo in guerra stellari, nel turbolaser della morte nera. I fasci laser sono veramente molto concentrati proprio perché ci vuole tanto l'energia per fondere un chilo di alluminio, ma un cerchione ne pesa anche 3 di kg, la potete trovare e il calore di fusione viene espresso in, in di solito chilocalorie per chilogrammo, lo potete calcolare. Quindi quanta energia dovrebbe avere un, un laser per produrre un effetto di quel tipo solo su un cerchione? Il calcolo è presto fatto. Poi esiste un fascio laser grande così, 18-20 pollici, non ce l'abbiamo. E infatti, infatti e quindi... è il problema che stavo sollevando prima. Esatto, non ce l'abbiamo perché l'ultima cosa che dico per adesso è questa. Molte persone che non conoscono il meccanismo hanno detto, beh, ma se esiste la saldatrice portatile a laser che puoi comprare in qualunque eh, online store, eh, se l'hai fatto piccolo lo puoi fare grande. E questo è uno dei casi in cui questa, questa diciamo così, equazione non funziona per niente. Il salto il di scala non c'è. Non funziona assolutamente, di solito il salto di scala è più lo fai grande meno ti costa e più è efficiente, qui è il contrario, in qualche modo i problemi che ha un laser grande moltiplicano tante volte quelli di un laser piccolo, cioè non è che se un laser è dieci volte più potente di un altro ha dieci volte le esigenze di quell'altro, le ha 100 volte e quindi un laser che va ai megawatt di potenza, è assolutamente ora, come ora infattibile, perché come giustamente hai detto tu, se qualcuno ce l'avesse non ci sarebbero più i distruttori con i missili, ci sarebbero armi laser ovunque, le navi avrebbero i laser, gli aerei avrebbero i laser e, e sarebbe finito tutto, cosa che fattualmente non è. Però io a questo punto vi farei vedere dove stai, anche, tra l'altro, il nostro lavoro di giornalismo d'inchiesta che abbiamo fatto, perché in realtà e qui c'è Uh, L'indizio più di uno che ci fa capire di essere in presenza di una psaiot perché sono comparsi degli articoli prima dei video, o, anzi, delle foto, hanno cominciato a girare delle foto che dicono ecco, ce l'abbiamo e non ce lo dicono. No, adesso ce lo dicono anche. Quindi adesso attenzione, andiamo a vedere, perché ci sono delle evidenze, magari su Wikipedia, non su articoli scientifici. Su Wikipedia ci sono comparse delle cose che sembrano smentirci. Ma è proprio lì il sospetto, non tanto perché la fonte Wikipedia è estremamente sospetta. E qui anche il cherry picking dei complottisti che prendono il mainstream quando gli fa comodo. Cioè, quando una cosa fa comodo, la prendiamo anche se dal mainstream, vedi lo dicono anche loro. Quando non piace, però loro... Eh. Quindi già su questo le regole del gioco vengono adattate ogni volta affinché confermino sempre quello che vogliamo noi, e non è esattamente così, non è questa la logica con cui procedere. Invece, proprio perché cominciano a comparire delle cose su Wikipedia, io mi insospettisco se quelle cose poi eh, hanno dei rimandi circolari, hanno delle reference circolari, oppure rimandano a niente, oppure contraddicono altre cose, non che contraddicono lo stato dell'arte appunto. Quindi vi faccio vedere... Questa foto qui, che uh, subito dopo, eh, la vicenda, le, le voci, i rumors, le leggende su Maui uh, sono comparse sui social, tra l'altro, vi ripeto, sono video che sono comparsi su TikTok e poi su Telegram. TikTok è cinese, Telegram è russa. Io ho anche il sospetto che, se c'è una psyop in corso, potrebbe essere in parte stavolta... Venire da un'altra parte, ma non ne sono così sicuro perché poi a un certo punto interviene anche Wikipedia. Allora, cosa vi faccio vedere questa immagine, immagine che a me all'inizio aveva, aveva convinto assai poco, infatti, poi con Carlo ci siamo confrontati su questo. Allora, questa immagine, eccola qui, che poi sembra essersi rivelata un Boeing eh, 747 modificato, eh, questo aereo sarebbe stato prodotto in un unico esemplare. E si chiamerebbe YAL-1 Boeing, mh, prodotto nel 1977, o meglio, no, no l'applicazione di quel presunto laser, questo laser coil, un laser, diciamo, chimico a um, ossigeno iodio, così viene descritto su Wikipedia, eh, sarebbe stato sviluppato nel 1977 e poi applicato successivamente in que su questo Boeing come... Eh, laser da aereo a me il laser da aereo non convince affatto tra l'altro già vedendolo allora a vederlo sembra un fotomontaggio con una telecamera sferica qui tant'è che io ho detto questo al massimo se è vera questa cosa secondo me potrebbe essere un aereo da ricognizione per la fotometria ma non certo un'arma ma poi c'è cioè, un laser a testa rotante cioè già vi abbiamo detto le estreme difficoltà di un dei laser. poi solitamente un getto laser se lo andate a cercare ha un emettitore, un proiettore che è rettilineo, è una sorta di tubo diciamo, no? avete presente la spada laser dei cavalieri Jedi? sostanzialmente è quella, quindi già un emettitore circolare è strano, poi addirittura che, ha, che stia su un aereo con tutti i problemi tecnici di alimentazione e ehm, anche diciamo di surriscaldamento che può creare un oggetto del genere Uh, tanto più se poi, come dicono, è per impieghi tattici distruttivi, quindi un laser ad alta energia. Mh, immaginate un po', pure doverlo fare a testa rotante e, e addirittura qualche decennio fa a me sembra una cosa che uh, non collima con la tecnologia che abbiamo o con la tecnologia che avevamo all'epoca. Quindi, già questa cosa a me funzionava poco. Cosa succede? Succede che io faccio una ricerca perché io faccio sempre questi lavori, faccio una ricerca per immagine qualche giorno fa e questo uh, aereo mi compariva solamente in un articolo di quelli sensazionalistici um, sulle armi a energia diretta che non ce lo dicono e ci distruggono dal cielo, ore ci... oh, nove armi, va bene, un articolo stranamente scritto in italiano, attenzione, in italiano, ma su un dominio russo, cioè il sito aveva un dominio.ru. Quindi non è un, un sito per farlo leggere ai russi, ma un sito per farlo leggere agli italiani. Questa cosa è molto strana. Um, successivamente faccio un'ulteriore ricerca, la faccio questa mattina, e invece, invece di comparire il sito.ru, che era un classico sito spazzatura, pieno no? di bufale, compare Wikipedia e vi faccio vedere adesso interrompi condivisione vediamo un attimo ecco la novità questa è interessante abbiate un attimo di pazienza allora sì ecco qui questa è la pagina di Wikipedia dove parla di questo laser chimico ossigeno iodio però è un articolo molto strano anzitutto compare adesso o meglio L'articolo sembra precedente scritto nel 2008, ma guarda caso, se faccio la ricerca per immagini, il motore di ricerca me lo fa comparire adesso, non prima. Sembra che si voglia. Io ho il sospetto che appunto si stia confermando una psaiop. Cosa va a dire? Questo, anzitutto, ah, allora, per prima cosa va osservato che questo articolo è un articolo che chi, ha, um, chi lo ha scritto um, si è ben guardato dal corredare di informazioni dirette e uh, referenze, cioè fa delle affermazioni non dimostrate, tant'è è che anche Wikipedia mette il disclaimer, necessita di citazioni aggiuntive. Uh, ecco qua, uh, faccio vedere più nel dettaglio. Ecco qui, quindi è un articolo in realtà uh, carente, un articolo carente che ci dice però delle cose interessanti. Afferma attenzione attenzione afferma che questo uh, laser sarebbe un laser mh, tattico per impieghi tattici e leggo mh, ho messo la traduzione ma questo compare solo in inglese in realtà wikipedia in inglese poiché il raggio è infrarosso non può essere visto a occhio nudo è in grado di aumentare la potenza in uscita fino a megawatt prodotto da un aereo Uh, secondo me assorbirebbe quasi tutta l'energia che l'aereo dovrebbe impiegare per l'accelerazione per la spinta lineare quindi mm. uh, ok, quindi una, un, in uscita uh, ha energia di megawatt in modalità continua che attenzione è esattamente quello che ho detto che non è possibile però chi lo afferma c'è cioè qui citazione necessaria quindi non c'è nessuna prova a sostegno di questa affermazione Wikipedia sta alimentando una psyop, perché tutte le prove a sostegno che normalmente Wikipedia mette per quando si fa un'affermazione viene sempre circostanziata con delle note, eh, qui le note non ci sono. Non c'è niente che dimostra una, una pubblicazione scientifica, una pubblicazione di altro tipo. Più sotto, molto curiosamente, ci dice... COIL è il componente di programmi laser aviotrasportati militari e laser tattici avanzati degli Stati Uniti. L'11 febbraio 2010. Quest'arma è stata utilizzata con successo, lo dicono loro. Per abbattere un missile a largo della costa della California. In un test condotto con un laser a bordo di un Boeing 747 decollato, eccetera, eccetera, e il Boeing di cui vi dicevo. E qui per la prima volta compare una reference: cioè compare. Um, un articolo che viene dal New York Times. Ora io provo a cliccare su questo articolo, ma non so se vedete. Uh, page not found, l'articolo non c'è. Questa è una PSYOP bella e buona, cioè vi stanno raccontando una storia che non è dimostrata e che non ha nessun fondamento. Tra l'altro, la cosa interessante è è che questo articolo qui, questa pagina di Wikipedia, contraddice quella successiva perché se noi andiamo a cliccare sugli All 1 Airborne Laser e, e sul Boeing 747, di, qui, cioè il, questo sarebbe il laser, ecco, vedete, tra l'altro, si vede bene che questo aereo avrebbe un laser a testa rotante perché in questo caso la testa del laser viene girata di 90 gradi rispetto alla focalizzazione sul terreno. E va a puntare praticamente verso di noi, verso l'osservatore. Quindi già c'è questo problema tecnico ulteriore. Ma la cosa curiosa uh, è che se andiamo a leggere le applicazioni, um, sì, ve lo leggo velocemente: se andiamo a leggere le applicazioni di questo oggetto, di questa arma. Uh, questa doveva essere stata sviluppata mh, come, uh, per, per distruggere missili balistici, quello che vi dicevo, lo famoso scudo spaziale, eccetera, non ha mai funzionato. Ok, missili balistici tattici durante la fase di potenziamento. Mm. L'aereo è stato designa eh, designato YAL-1A nel 2004 dal Dipartimento della Difesa, quindi questo teoricamente è stato prodotto, un prototipo lo hanno fatto. Lo Yal 1 con laser a bassa potenza è stato testato in volo con un bersaglio aereo nel 2007. Un laser ad alta energia è stato utilizzato per intercettare un bersaglio. Notate il linguaggio, intercettare un bersaglio non significa distruggerlo. Tant'è che io vi ho detto che questa potrebbe essere un'arma per la ricognizione o per il puntamento. E il mese successivo avrebbe distrutto con successo due missili di prova. Va bene, complimenti, bella roba. Ok, però andiamo a leggere. Il finanziamento per il programma è stato tagliato nel 2010. Il programma è stato annullato successivamente nel 2011. Ha effettuato sull'ultimo volo praticamente nel 2012 e poi è stato dismesso. Allora, vedete che qui l'affermazione depotenzia completamente quello che invece diceva la pagina precedente, che tra l'altro è comparsa di recente nella mia ricerca, secondo cui questo laser è tuttora funzionante cioè, e è, cazzo, ce cioè siamo riusciti, cavolo, abbiamo l'arma finale praticamente, però non usano, cioè la usano, secondo la, probabilmente la gente penserà che lo usano sugli abitanti di Maui, però per fondere le portaerei cinesi che stanno costruendo adesso i cinesi non lo usano, eh, lo dovrebbero montare su, praticamente su tutti gli aerei, perché sviluppare gli F-22 quando abbiamo degli aerei che possono, potrebbero essere aerei strategici che montano armi laser. E soprattutto se sono così efficienti come dice la prima pagina di Wikipedia, tra l'altro priva di dimostrazioni e priva di, re di reference affidabili, perché loro stessi dicono che mancano, mancano le citazioni, allora anzitutto non ci stanno nascondendo nulla, perché se volessero tenere segrete queste cose non ci sarebbe questa pagina. Per prima cosa, anzi, sembra proprio il contrario. Sembra proprio che vogliono dare un contesto a quella foto che sta girando. Quindi il mainstream non vi sta nascondendo le cose, ve le sta raccontando. Ovviamente male perché non c'è sostanza, non ci sono reference, non ci sono dimostrazioni. E l'unica cosa che possono dire è che sì, c'era un prototipo nel 2011, ma poi l'abbiamo dismesso. Quindi se funzionava quella tecnologia, perché è stato interrotto lo sviluppo? Capite adesso perché è una. Certo. Sì, sì. Tra l'altro è interessante una cosa nel, nel secondo rimando che hai citato, mh, perché anche, è anche importante leggere bene che cosa sta dicendo chi ha scritto questa roba. Lui dice, come giustamente hai notato, un, un laser ad alta energia è stato usato per intercettare, cioè per beccarlo dal punto di vista dell'individuazione, dell un, un obiettivo di prova nel gennaio 2010 e nel mese successivo, quindi febbraio 2010, ha... Ha distrutto con successo due missili di prova successivamente questa chi scrive dice il finanziamento per il programma è stato tagliato nel 2010 ma come hai appena detto che è andata bene tutti tutte le prove sono andate bene eppure distrutto due missili e mi tagli il finanziamento addirittura è stato can cancellato nel 2011 cioè, questa cosa è totalmente illogica nel momento in cui tu mi hai detto che questo programma sta funzionando bene dovresti incrementare i finanziamenti e non dire, vabbè basta, non interessa più la merce, non lo facciamo più perché è chiaro che va in contraddizione poi l'altra cosa che volevo dire su questo è nel sottobosco stanno girando tanti rendering quindi cose costruite in computer grafica che, sta, che sono, vengono dagli uffici stampa delle grandi compagnie di, della difesa, tipo la Lockheed Martin la Grumman, la Wright o come si pronunciano, lo so e questo Boeing qua costruito è più bello e anche più, più, più intrigante, questa sistina rotante, di quanto non siano le immagini che, che ti danno l'idea futura di come potrebbero essere le armi. Quindi io mi chiedo, ma. È, c'è qualcosa che non va negli uffici stampa di queste grandi aziende che fanno dei disegni che il mio falegname con 30.000 lire li faceva meglio quando basta mettere le foto di una roba già fatta e rifarla uguale. Oppure stiamo dicendo che non c'è più la tecnologia per rifarlo, perché poi si finisce in questi vicoli ciechi argomentativi. Ok, quindi eh, direi che c'è un bel, un bel uh, mucchio di materiale che. Adesso cominciamo a spostarci dalla parte di fisica dei laser a quello di veramente operazione psicologica. Quindi vedete come ci sono degli elementi che fanno veramente pensare a un'operazione psicologica. Che è partita con la ragazza incappucciata, con la felpa grigia che piangeva, poi stava lì, non stava lì, No, perché poi noi mettiamo in dubbio, dubbio l'autenticità la dei filmati dell'allunaggio. Ma quella poteva stare a casa sua, si sparava un po' di mentolo negli occhi e, e, e cominciava a piangere. Una cosa che bisogna riconoscere: quando si fa un video, eh, sono tutti anonimi, eh, magari quella su TikTok è anche conosciuta per carità, ma poi tu il video lo scarichi, lo metti su Telegram, lo metti su quell'altro, non sai chi è, eh, sono testimonianze che possono dire la qualunque. Io vivevo a Malewai. Eh, ci sono andato a vivere dieci anni fa o oh, eh, adesso tutta la mia vita è andata in fumo. Per carità, è vero che però mh, non hai un nome, non hai un cognome, non hai un contesto con, su cui eh, poter risalire alla persona che fa quell'affermazione eh, mentre io si scrivo chi sono, eh, lì non c'è nessun riferimento. Quindi, questo è terreno ideale, terreno fertile per le psyop Un'altra cosa che mi ha fatto subito insospettire è che. Eh, Quasi contemporaneamente alla diffusione di questa uh, psicopedia tecnologica, perché questo rientra nel filone, sono due modi di manipolare le conoscenze scientifiche a livello pubblico. Una è deflazionistica rispetto alla conoscenza scientifica. Noi non siamo mai andati sulla Luna. Non, non c'è stata la bomba atomica perché in realtà la bomba atomica non c'è mai stata. È una presa per il culo che ci hanno raccontato. Ma non esistono le armi atomiche. Esiste anche questa, questa, questa cosa. E poi ci sono invece. I filoni eh, alternativi eh, che sono quelli ipertecnologici. Cioè, noi abbiamo la tecnologia segreta per viaggiare nel tempo. John Titor, ve lo ricordate? Quello che veniva dal passato, dal futuro, eccetera. Tutta roba di programmazione predittiva che nella letteratura e nella cinematografia di fantascienza è, è ampiamente dimostrata. No? Terminator parte con eh, lui che torna indietro per eh, riprogrammare il mondo, visto che poi ci sono state le macchine che hanno portato il mondo alla singolarità. Tutti i temi che tra l'altro oggi sono di dominio pubblico, mentre negli anni Ottanta, ma che roba era Star roba? Cioè, io all'epoca non ne sapevo nulla, ma penso neanche gli altri che ci seguono. E eh, qui sono quelle invece, le PSIOP che sono ipertecnologiche. Abbiamo la flotta spaziale segreta con equipaggi misti, alieni e umani che colonizzano i pianeti e noi non ne sappiamo niente, però sulla Luna non ci siamo andati. Però adesso abbiamo la flotta segreta che in compenso va su Marte e ci sono le basi su Marte. Sulla Luna non ci si può andare, però su Marte sì. Uh, abbiamo le tecnologie ehm, di Majorana, quelle di Tesla, quelle che nessuno riesce a riprodurre o che nessuno sa fare, però ci dobbiamo credere. Abbiamo uh, gli aerei a levitazione antigravitazionale. Cioè, non a decollo verticale, no, no, proprio a tecnologie che annullano la forza di gravità, deformano lo spazio-tempo, e quindi abbiamo i motori a curvatura che ci permettono di viaggiare più veloci della luce. Tutte queste cose che eh, alcuni autori della controinformazione hanno diffuso, e c'è cioè una fetta di popolazione che ci crede. Quindi ci sono PSIOP ipertecnologiche. Questa rientra nelle PSIOP ipertecnologiche e non quelle deflazionistiche, però. Detto questo, io mi sono accorto che c'era qualcosa di strano, oltre a eh, osservare, cioè, oltre eh, mh, mi sono accorto, osservando la dinamica emotiva con cui montava la condivisione di questi video, ma perché al tempo stesso cominciavano a comparire su Telegram dei messaggi di persone particolari. Attenzione, non da canali Telegram di informazione alternativa, eh, ma da personaggi tipo ingegnere Pippo Pluto e Paperino che diffond diffondevano dei post mandandoli ad persona, dicendo Ah, chi ha informazioni su questo ci contatti e ci faccia sapere cosa ne pensa, eccetera, eccetera. E, ma hanno cominciato a mandare dei fo delle foto, uh, del tutto normali a mio avviso, però venivano presentate nelle didascalie come dei, de delle combustioni anomale. Per esempio a me sono state girate, adesso non ricordo l'autore di queste foto, um, però queste arrivano ovviamente anche ai gestori di canali telegram come sono arrivati a me io poi ovviamente non le condivido ma ci sono quelli che ci cascano con tutte le scarpe o perché per ignoranza credono che siano dei fenomeni anomali o perché devono avere qualcosa da dire o per non essere bucati da loro dall'amico che ha l'altro canale e che se no gli passa avanti e quindi ecco come si alimentano le leggende metropolitane perché poi diventa sempre una gara a chi ce l'ha più lungo il meccanismo è quello quindi vi faccio vedere queste foto che mi sono state girate, mh, mi sono state inoltrate, adesso tra l'altro non ricordo nemmeno quale sarebbe l'utente uh, con quale nome eh, era, stato, era partito questo post iniziale. Vi faccio vedere, queste foto sarebbero da attribuire, diceva l'autore, a... Uh, ecco qui, ecco, in provincia di, credo in Sicilia, adesso non ricordo dove, vicino, a, vicino proprio, vedete dietro c'è il mare una staccionata eh, si sarebbe incendiata in maniera, attenzione, anomala. Io qua di anomalo non vedo assolutamente nulla, se non il fatto che un pezzo di legno è bruciato e l'altro no. Tra l'altro una cosa che, come vi diceva Carlo prima, è una delle cose più normali del mondo per chi ha mai acceso del fuoco di legna. Eh, ve ne faccio vedere un'altra, non so se... Eh, ecco, no... Attenzione, scusate, devo interrompere e far rivedere quest'altra. Questa non è, eh, non, è meno, eh, non è meno normale in realtà. Eh, cioè, qui cosa, cosa vediamo? Vediamo che una staccionata vicino al mare si è parzialmente bruciata. Cioè, può essere tranquillamente che è passato un, un matto di, di notte, ci ha buttato un po' di benzina e ha dato fuoco. La combustione c'è stata esattamente sul il punto sotto dove c'era la, 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 la benzina. Poi, dopo, si è esaurito, si è spento. Magari di notte c'è stata una folata di vento, magari si è cominciato a abbassare le temperature. Magari sono passati due vigili del fuoco, la, due, scusate due vigili urbani e, e, colti da un attimo di discernimento, lo hanno spento. Magari si è spento da solo normalmente, come fa il fuoco di legna. Dov'è il fenomeno paranormale? O dove sta l'applicazione di tecnologie? Ragazzi, svegliatevi, perché qui o siete dei de cioè siete, siete sotto effetto di ipnosi, o non avete mai visto una combustione, o c'è cioè qualcuno che vi racconta che questa è una cosa anomala, e voi ci state credendo. Cioè, Qui vi stanno facendo il lavaggio del cervello. Dove sta l'anomalia? Dici, il legno è bruciato da dentro. No, non è bruciato da dentro, è bruciato dall'esterno, è bruciato dall'esterno e c'è cioè una parte carbonizzata, l'altra parte no. Ma è quello che succede normalmente. Comunque c'era un'altra foto buffa che girava su uh, una via, loro dicevano, Wai, ma che ne so dove stava questa via, una strada asfaltata e si vedeva che una linea di fuoco che attraversava la strada con la dicitura tipo, ah, ma non è, non è naturale, non, anzi non è naturale, ma... Cioè, eh, eh, siamo sempre là, ci sono già eh, 5-10 motivi per questa combustione. Ad iniziare con uno che ce l'ha appiccato con un po' di benzina, ci, mi, mi viene in mente. No? Beh, Diana, cioè, tu hai detto, una hai detto una cosa molto importante, cioè tu hai detto: eh, c'è scritto nella didascalia non è naturale. Se questi fossero persone oneste, farebbero girare semplicemente i video, invece i video che girano, soprattutto da TikTok, che io ho rilevato, sono video con didascalie, cioè ti suggeriscono la conclusione che tu dovresti trarre. Questo è uno dei meccanismi di, di manipolazione. Se non l'avete capito, ragazzi, siete fuori di testa. Dovete capire che i meccanismi di manipolazione sono proprio quelli dove c'è qualcuno che ti suggerisce la conclusione a cui tu devi arrivare. E tu sei talmente stupido da non pensare che in realtà... Ti sembra di arrivare da solo a una conclusione, ma quella conclusione ti è stata suggerita. Questa si chiama programmazione neurolinguistica, è una tecnica che si usa nel marketing. Allora, quando girano i video dove ti fanno vedere delle case che sono bruciate e delle altre no, ti dicono: Le case dei ricchi non sono bruciate, a parte che là sono tutti ricchi. Ma poi, ma che vuol dire? Le case dei ricchi non sono bruciate per suggerire l'idea che questi con delle armi intelligenti sanno dove bruciare e dove no. Quando vi ho già spiegato che una volta che è appiccato l'incendio, quello si estende e se poco poco il vento tira va a bruciare pure le case degli amici dall'altra parte. Quindi questa è una stronzata. Non è possibile tecnicamente isolare un incendio perché un incendio è una cosa estremamente imprevedibile. La puoi solo spegnere, devi pregare Dio di riuscire a spegnerlo per tempo. Ma non esiste la possibilità di quando girano questi filmati con una serie di eh, indicazioni di cosa tu devi trarre come conclusione, è lì che sta la manipolazione. Quindi quando vedete video in cui già ti dicono cosa devi pensare, cominciate a capire che lì c'è una psyop fatta a fin di bene, fatta a fin di male, non importa, è comunque un'operazione psicologica. E a proposito, vedi, rimaniamo sul filone, poi dopo ne vediamo altre di, di prove di manipolazione, alcune fatte male, altre fatte un po' meglio. Ma a proposito di questo, vi faccio vedere eh, un caso di un incendio che si scatena per un cortocircuito su una centralina elettrica. Vi eh, faccio vedere come facilmente si può fraintendere un processo del tutto naturale prendendolo per qualcosa che... o oh, per un attacco laser, eccetera. Vediamo dove... Mh, questo non c'entra niente, ecco MAUI, è un, è, una, è un caso che si può prendere come esempio di confusione in cui una cosa che è del tutto naturale viene spiegata o può essere facilmente fraintesa. Uh, di nuovo viate un attimo di uh, pazienza, che abbiamo molto materiale. Ecco qui. Allora, so se vedete, questa è una centralina. che abbiamo mostrato a sufficienza caro. ci vuoi <ride> ci vuoi sì, dire? un commentino ci sta perché eh, tra i video attribuiti all'incendio di Maui ce n'è uno simile è più al buio si sente lo stesso tipo di ronzio e si vede lo stesso tipo di effetto che sembra che ci siano dei raggi che vanno verso l'alto e verso il basso e L'attore di questi video dice: Guardate, c'è in, in corso un attacco con armi e energia e si vede il raggio. Allora, numero uno un incendio a, parte tipo... a parte le manipolazioni che si possono fare. Eh? A parte. Esatto. Però allora, quando c'è un incendio di questo tipo determinato da un corso, si crea un arco elettrico. Che abbiamo già detto che fa 10.000 gradi, 150 decibel di potenza acustica e um, un sacco di raggi ultravioletti, un bagliore accecante che è peggiore di quello che hai nell'osservazione diretta del sole. Questi, queste massicce emissioni di ultravioletti mandano in sovraccarico il sensore delle fotocamere digitali e quindi si vede quello strano effetto di, eh, chiamiamolo, di aberrazione digitale che il sensore sper sperimenta proprio per il fatto che non è in grado di gestire l'ultravioletto, ma è un fenomeno ottico se voi faceste una ripresa con una telecamera film, sempre che ne esista ancora qualcuna, Può essere che questo non si verifichi perché le emulsioni che vengono utilizzate possono tranquillamente escludere l'ultravioletto, però questa è stata un'altra delle cose che è stata detta e adotta per dire, vedete che ci sono dei raggi, che poi basta guardare e si vede che questo sì. raggio parte da, dal punto dove si crea l'arco e va verso l'esterno e non il contrario. Sì, tra l'altro non, non, non è il primo video dove si vede il raggio che risale invece che scendere. Eh, Ma perché l'effetto è quello? Perché l'aberrazione nasce da, da quel punto focale. Lì. Diciamo. Altri sono invece creati proprio in digitale e sono facilmente intuibili. Eh, lì, effettivamente eh, c'è cioè, una letto anche tu qui hai, hai, hai detto una cosa che mi fa riflettere: il fatto che siamo passati da uh, strumenti di ripresa analogici a quelli digitali. Crea tutta una serie di effetti a cui la gente psicologicamente non è preparata. Questo crea una specie di culto del cargo sostanzialmente. Cioè, tu vedi una cosa nuova e dici, ah oddio! Eh, in realtà è insomma, un minimo di conoscenze tecniche ci permettono di non cascarci. Un'altra cosa che, a mio avviso, è stata ampiamente manipolata da un punto di vista di rendering, di manipolazione digitale, è la famosa casa che non è mai bruciata, che si è salvata miracolosamente, che poi in realtà la casa era. Poi questa casa ci hanno detto che una, una volta era di Oprah Winfrey, una volta era del sindaco di La, la, la Haina, com'è che si chiama la, la cittadina? La, la Haina. Haina. Eh, Un'altra volta era di Bezos, poi in realtà quella casa di Bezos, in realtà ve la facciamo vedere, è vero che non è bruciata, ma sta da tutt'altra parte. Mm, la casa di Bezos si trova, tra l'altro, eh, abbiate un attimo di pazienza. Se riesco a ritrovarla, e forse, evidentemente no, non la sto ritrovando. Uh, vabbè, comunque si trova a 40 km dalla città che è andata a fuoco, quindi la casa di Besos non è bruciata perché dove sta la casa di Besos non è andata a fuoco nulla, invece, la casa famosa, miracolosa, la casa della Santa Casa di Loreto, eccola qua. Ecco, la Santa Casa di Loreto non ha bruciato. Guardate che bellina! c'è anche la macchina parcheggiata davanti al garage tutto pulito preciso eh, forse ci avrebbe anche i panni stesi e... ragazzi ma lo vedete che quella è la casa dell'ingegner photoshop cioè <coughs> ma se quella sta in mezzo a un incendio ma come pensate che possa essere così bianca che vedete il colore del tetto vedete il bianco delle pareti della casa, delle pareti esterne della casa la casa si sarebbe salvata anche se fosse quello che dite voi che hanno risparmiato lì perché lì ci abitava Belzebù, però quella casa lì si sarebbe dovuta annerire, perché in mezzo a, um, a, al vento che si, che si crea con un incendio a, oltre al vento che c'era, perché lì c'era venti anche a 200 all'ora che c'era l'uragano ma in mezzo a un incendio quella casa si ricoprirebbe di fuligine, si ricoprirebbe di cenere sarebbe completamente annerita quella non è una casa che sta in mezzo a un incendio quella è una casa che cioè, Sembra che l'hanno tinteggiato adesso, quindi molto probabilmente quella roba è stata photoshoppata. Quella foto ha fatto il giro e dimostrando un effetto particolare. Eh, L'inversione del ciclo della notizia, cioè l'effetto cascata di solito parte dal mainstream e poi arriva all'informazione alternativa. In certi casi si inverte, l'informazione alternativa rende diffusa una cosa e poi dei giornali, un po' più farlocchi, tipo questa è uscita su uh, New York Post. New York Post non è New York Times, è una specie di novella 2000, e quindi hanno ricondiviso questa cosa. Ma non è che questa è finita sul New York Times o sul Washington Post, è finita su un giornale che sta a livello di cronaca vera. Poi è finita anche sul Daily Mail, questo va detto, però mh, anche il Daily Mail è anche lì, una specie di novella 2000 inglese. Quindi. Io non ci trovo nulla di strano, ci trovo di stra cioè ci trovo molto di strano. Ma, ma a mio avviso, non è eh, la casa. Infatti, c'è anche qui c'è scritto: la casa miracolosa eh, sarà la santa casa di Loreto. Ripeto, ce l'hanno portata lì gli angeli o ce l'hanno portata col Photoshop perché quella non è una casa che è stata in mezzo a un incendio. Eh, a proposito di PsyOp, vi faccio vedere un video che hanno montato, eh, e qui è la dimostrazione che c'è. Ma anche, ma guardate, no? anche qui. Anche la foto dell'aereo dello IAL 1 che poi nel 2010, quindi più di dieci anni fa, è stato sospeso. Ma quello chi l'ha tirata fuori? Ma chi è, che ha le foto... so. chi è che ha le foto di un prototipo di un aereo militare da tirare fuori? È evidente che lì c'è stato qualcuno che ha fatto questo lavoro. Quindi mh, non sono gli amici buoni che vi dicono quello che vi stanno facendo, c'è qualcuno magari app che apparati militari o gente che ha accesso a certe informazioni che tira fuori quel materiale e lo monta, lo confeziona, lo plastifica nella maniera adeguata e funzionale alla nostra comunicazione di PNL e ce lo serve in quel modo. Allo stesso tempo, qui abbiamo un video che adesso andiamo a vedere che dimostra che sicuramente non è gente che purtroppo si è ritrovata in mezzo all'incendio a Maui ad averlo fatto, è un video che è stato montato un video che è stato montato da qualcuno che ci si diverte e, e ci vuole dire la verità, ci vuole svegliare. I risveglioni aspetta che lo andiamo a vedere. Questo è molto interessante. Ecco, andiamo a vederlo dall'inizio. Okay. Vabbè, insomma, avete visto: hanno montato un pezzo uh, esemplare di manipolazione psicologica, dove ci hanno messo dentro de persino delle foto, delle foto di giornali dell'Ottocento, dove ci hanno infilato dentro la delle cose di cui abbiamo parlato, tipo le, le misteriose airships del 1896-97. Che sono dei casi ufologici che non c'entrano assolutamente niente con questo, e poi ci hanno messo dentro delle immagini di rendering in cui hanno messo dei, dei raggi laser disegnati che partono da aerei fittizi, eh, in mezzo ci hanno messo delle immagini reali, tutto mischiare cose vere, cose false, cose fuori contesto con le, le scritte svegliatevi, eccetera. E queste sono. Delle tipiche manipolazioni eh, che stiamo descrivendo, quindi mh, già che vedete del materiale di questo tipo. Non qualcosa di serio, di ragionato, vediamo da un punto di vista tecnico: è possibile? Non è possibile? Come possono averlo fatto? Questo è naturale? Questo lo è meno. No, qui non c'è un ragionamento. Qui c'è qualcosa di emotivo, di elementare. Quando vi facevano vedere la gente che cascava per strada a Wuhan, aveva lo stesso livello o la gente che si agitava sui letti degli ospedali cinesi, che chissà dove li avevano girati, all'epoca dicevate che i video non erano veri. O quando vi facevano vedere, giustamente lo dicevamo con Carlo, quando vi facevano vedere ehm, la, la gente bombardata a Donetsk, la donna incinta, che poi non era vero, l'ha fatto vedere anche Giorgio Bianchi, per carità, ha fatto benissimo. Lì siete stati bravi a riconoscere che i video erano fasulli. Lì, adesso no. Ma perché questo? Perché c'è un bias cognitivo? Perché questa storia vi piace sostanzialmente, vi piace credere che ci sono tecnologie segrete che sono più potenti di quelle che, reali. E che le usano contro di noi, e perché, perché vi piace perché siete intelligenti che l'avete capito prima degli altri. Non è così, vi stanno prendendo per il culo stavolta vi è piaciuto, ma soprattutto faccio notare una cosa: che questa psyop opera ampiamente prevista, l'avevate prevista anche voi, cari amici complottisti, dico perché cioè, ci sto anch'io, però voglio tra virgolette, ci sto anch'io, ma tutti quelli che dicevano alla ah, prossima. La prossima sarà l'arrivo degli alieni. Eh, ma noi non ci caschiamo, eh. Eh, lo sappiamo, c'è il blue beam, ci, ci fanno vedere i raggi che scendono. E stavolta ve l'hanno fatta e ci siete cascati. Lo sapevate, ma ci siete cascati. Perché ci siete cascati? Per una piccola variazione sul tema. Le variazioni sono state due. Primo, non sono stati i governi a dirvelo, ma sono stati i canali di informazione alternativa. Non l'hanno detto in realtà i canali, non hanno detto delle cose. Mh, fabbricate e buttate lì nei canali di informazione alternativa. Dopo ci sono i controinformatori che ci hanno ricamato sopra, ma in realtà gli è stata fornita della pastoia e quelli ci sono cascati. Gli utenti finali sono quelli che seguono i canali di controinformazione e che abboccano a queste operazioni perché i loro beniamini ci sono cascati. L'ottimo agente di un'operazione di guerra psicologica è una persona ingenua che non sa che in quel momento diventa un ripetitore di guerra psicologica. E se ne fa ripetitore inconsapevole. Il miglior agente di guerra psicologica è colui che non sa di esserlo, quindi loro hanno fatto una piccola variazione sul tema: questa è: questi raggi laser che vedete in quel video è la guerra dei mondi. È la guerra dei mondi. Quindi loro vi stanno riproponendo una scena della guerra dei mondi e una, una variante dell'attacco alieno con la semplice differenza che gli alieni qui apparentemente non ci sono, ma ci potrebbero essere, perché chi ci dice che questi laser non vengano sparati da qualche entità o da qualche poi laser, in realtà non l'ha visti nessuno, sono dei disegni quelli, però i laser che voi vi immaginate, da chi vengono? Eh, mica ve lo dicono. Pensate che sono solo gli Stati Uniti ad aver sviluppato i laser, allora, per dire, potrebbero essere magari cinesi, russi o magari la flotta spaziale di Gary McKinnon. Che, che gravita nello spazio o magari sono alieni da Alfa Centauri per dire no quindi potrebbe essere tutto questa è una scena della guerra dei mondi voi immaginate che dietro c'è il WEF il World Economic Forum o immaginate che c'è Schwab o immaginate che c'è la DARPA americana ma in realtà potrebbe essere chiunque intanto voi state bevendo la narrazione che precedentemente sapevate che sarebbe arrivata cioè la guerra dei mondi che avete detto che non ci avreste cascato, vi hanno fatto una piccola variazione sul tema e ci siete cascati. La cosa divertente, no, ma anche cioè, divertente, da una parte è triste, dall'altra è divertente, dall'altra è importante osservarla: è capire su quali bias cognitivi, per farvi bere questa cosa che non avete riconosciuto e che spero adesso abbiate riconosciuto, è che c'è stato un bias cognitivo che vi, ha, che vi ha bucato le vostre difese immunitarie e psicologiche, come diceva Carlo. Qual è? Il fatto che voi vi aspettavate che i governi vi dicessero c'è un nuovo allarme, attenzione, lo sbarco alieno. Infatti voi vi eravate preparati perché i governi stavano già da un anno e mezzo a questa parte avviando quella che voi chiamate la disclosure aliena, cioè la missione che esistono, gli UFO, la missione che esistono, che in realtà gli UFO sarebbero delle eh, navicelle extraterrestri di civiltà tecnologicamente avanzate che adesso vengono da noi e voi vi aspettavate... Che i governi vi dicessero questo, sapendo che quello che avreste visto non era reale, erano Blue Beam, che poi anche lì gli ologrammi non è che sono così fantastici da poter fare certe cose, però insomma già, ehm, è già una cosa più credibile. Tanto voi sapevate che c'era il Blue Beam, volevate accettare questa cosa, l'avevate già preparata mentalmente, quando vi hanno cambiato, che non è che ve la rifanno pari pari, qualcosa ve la cambiano, no? hanno cambiato ben poco, ma soprattutto il bias cognitivo è stato siccome non sono i governi a dircelo, come ce lo aspettavamo, ma sta venendo da sotto, dal sotto sta venendo dalle retrovie, ce lo troviamo alle spalle dai falsi amici e ce lo dicono, e noi ci fidiamo, non ci siamo accorti che ci stanno vendendo la guerra dei mondi con tecnologie avanzate con esseri che non sappiamo perché voi immaginate che sia la darpa, ma potrebbe essere qualcun altro, tra l'altro ce lo dimostra Dana, nei canali alternativi americani pensano che siano i cinesi ad attaccare le Hawaii con raggi laser. Ma qualcuno potrebbe pensare che sono anche entità di altri mondi, magari. Quindi, per dire, stiamo a questo livello, cioè una grossa operazione di guerra psicologica per rifar ripartire la paura e per uh, illudere le persone che esista un potere onnipotente sulla terra che ti può fare qualsiasi cosa, ti può incenerire da un momento all'altro senza che tu abbia delle difese, lo può fare da altezze stratosferiche, tali per cui tu non puoi nemmeno prevedere, immaginare o vedere nulla. Sei completamente impotente in balia di questa operazione. Io ho immaginato inizialmente che potessero esserci dei russi, dei roi cinesi, perché? Perché se la popolazione target è la popolazione della NATO, serve a mettere nel retropensiero non dichiarato che siano i governi a fare queste operazioni di uccisione di civili eh, così, mh, sulla popolazione, un'operazione del genere può avere lo scopo di mettere contro la popolazione alla propria elite, quindi aumentare il grado di eh, frazionamento e di scontro sociale alto o basso all'interno dei paesi della NATO. Quindi, questo potrebbe essere un'operazione psicologica creata dai russi o dai cinesi. Ma potrebbe essere avallata anche da altri per mantenere invece uno stato di perenne allerta sulla popolazione, una idea eh, ipertecnologica secondo cui delle elite di potere hanno una tecnologia molto più avanti di quella che, che, che sarebbe invece quella reale, e di conseguenza. Così come io credo che possano fare i virus in laboratorio e possano ucciderci tutti, io allo stesso tempo credo che esista, dovrei credere che esistano dei raggi laser che partono da altezze stratosferiche che possono colpirci in qualsiasi momento e annichilirci. Io non credo nell'uno e nell'altro. Spetta sì. il nel farmaceutico, vi dico che ho visto come funzionano i laboratori e vi dico che la manipolazione genetica non è mai arrivata a ottenere i risultati che dicono a livello microbiologico. E per le armi laser, vi ho detto qual è il problema. Sì. Vai, Diana, comunque, comunque ti interrompo che quello che sta dicendo è che si crea anche un mito eh, incapacitante eh, che, abbiamo, eh, che abbiamo visto anche in campo, mh, chiamiamolo, filosofico, no? Che mh, qui abbiamo cioè, il mito del, eh, del, dello stato o del deep state eh, onnipotente, no? Eh, che, che per lo più sarebbero mh, per i, alcuni diciamo filoni religiosi sarebbero eh, asserviti a mh, spiriti maligni e, e quindi un po' aumenta ancora questo, mh, diciamo, eh, questa caratteristica. Che non siano dei santi, che non siano dei santi, che non è, siano dei santi è, è assodato, ma eh, poi eh, Ecco, e quindi eh, 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 in, inoltre diciamo, si va verso un, um, un manicheismo, se, sempre verso questo manicheismo, no? che non, non perdona um, o i buoni o i, o i cattivi, no? alla fine dei de, de ragionamenti. Per cui, ehm, poi volevo commentare che questi, tutte queste ipotesi su, intorno ai, questi, agli incendi non, non tolgono uh, alla natura, ad esempio, che della sp classica speculazione edilizia, sì, sì, cosa sì. che, nel, che cioè, è un fenomeno secolare, no? è una cosa. Poi, eh, in quanto al, al deep state di diversi paesi, ma da quanti anni eh, quanti anni sono che hanno eh, interi, eh, interi reparti eh, dipartimenti speciali che scrivono studi, hanno una, anche una specie di laurea sul sabotaggio. Eh, come eh, anzi, addirittura adesso c'è un tra tutte le cose, diciamo, questo spettacolo triste della Nato in Ucraina, l'ultima sparata è stata: ah, adesso manderemo squadre di ucraini a fare sabotaggio in tutto il mondo, non so in Africa, in, in Russia, eccetera. E cosa vuol dire che cioè, è, è, mh, hanno mh, loro sanno, ma credo che anche gli ascoltatori lo sapranno, che almeno dalla seconda guerra mondiale ci sono in, in, in interi reparti, intere divisioni di persone che si occupano di, di queste cose e non occorrono eh, eh, tecnologie st stellari. E, per esempio, la resistenza francese diceva che non, non, non è inutile cercare dinamite eh, per far saltare chissà che cosa eh, eh, se c'è il, il, il treno eh, che po eh, porta mh, i. Diciamo, i e gli equipaggiamenti per, per i tedeschi ci cioè, buttate un po' di sabbia, la classica sabbia negli ingranaggi no? di questi locomotori um, eh, a vapore, non serviva altro. Tra l'altro, hai detto giustamente, hai fatto l'esempio dell'Ucraina in Russia, dove ci sono molti incendi o eh, esplosioni sospette negli aeroporti, eccetera, il più delle volte. I russi per salvare la faccia e gli ucraini per farsi fighi dicono che sono attacchi di droni, ma in realtà gli ucraini, eh, in, in, in Russia in questo momento ci sono 3 milioni di profughi ucraini e circa 6 milioni di cittadini ucraini residenti già in Russia. Quindi delle squadre di sabotatori sono molto più promettenti e molto più economiche nel fare danni che non usare i droni. Quindi Molti incendi che ci sono non è che li fanno con i laser fa fotonici fantascientifici della Morte Nera o, o di Mazinga, ma li fanno con agenti loco. Tra l'altro, e qui magari andiamo in chiusura, ma è interessante questa cosa. Giustamente possiamo supporre che eh, gli incendi a Maui siano stati dolosi, però andiamo a vedere qual è la cosa, cosa c'è di meglio che. Mascherare o nascondere o screditare l'affermazione che gli incendi siano stati dolosi o sviare l'attenzione. Se non creare una leggenda metropolitana su uh, fenomeni uh, preternaturali o stranissimi, anomalie uh, o armi fa fantascientifiche e fantasiose uh, venute da non si sa dove e operate da non si sa chi per distrarre o per nascondere. Quello che realmente è stato fatto. Anche perché se io affermo la cosa più strana, affermo la qualunque o metto nelle argomentazioni della roba che è palesemente fallata, è un po' la storia del grafene. Quindi io dicevo, ragazzi, se voi puntate tutto sul grafene e poi si scopre che questo grafene non ci sta, automaticamente pensate tutte le cause di risarcimento o tutto ciò che è stato fatto per ottenere qualche qualche risultato a favore di chi è stato danneggiato, automaticamente crolla perché avete puntato sul cavallo sbagliato e era un cavallo che a mio avviso era perdente ve l'ho detto. Stesso discorso qui se voi state a cercare a mh, evidenziare eh, o montare dei video come quelli che abbiamo visto che sono palesemente ridicoli eh, son, sono giocattoli per analfabeti funzionali, non verranno mai presi sul serio e quindi non essendo presi sul serio automaticamente è facile screditare anche delle voci autorevoli che dovessero Evidenziare che magari a Maui ci sono stati dei, dei, dei casi di incendio doloso e magari con delle cause molto con delle finalità molto serie. Magari quindi anche lì eh, montare delle narrazioni fotoniche nel vero, caso, nel, nel vero senso del termine in questo caso è addirittura controproducente. E, e ecco perché magari al potere fa persino comodo spingere queste cose, molto banalmente. Comunque. Sì, poi molto brevemente, ehm, parlando di risarcimenti, c'è cioè il fatto che magari eh, qualcuno è assicurato eh, eh, a un'assicurazione antincendio. Sì. Allora, se eh, viene montata diciamo, una, una narrazione, chissà, non so se lo accetteranno, se funzionerà. Qui faccio delle ipotesi. Eh, se eh, mini, minimo, minimo, c'è una eh, questa ipotesi di eh, un, attacco, un attacco terroristico da parte di ignoti no? Allora. Eh, allora, allora, eh, subentra, parole, subentra, magari. allora, magari decadono tante, diciamo, tante polizze assicurative. Questo è un aspetto eh, è interessante. Che bisogna, cioè, tipo la ricercatrice americana Catherine Fitz, no? esperta di economia, eh. Eh, lei ha sempre battuto su questo chiodo eh, già a partire di delle stra, degli strani incendi, soprattutto in zone mh, urbane, durante la presidenza Trump da parte di mh, presunti uh, attivisti o uh, rivoltosi. No? Di, o, come li vogliamo chiamare di Black Lives Matter, che poi furono portate lì nei, eh, nei, nei classici torpedoni, no? e, e pagati. E, ecco, e tutte quelle zone risultavano poi essere eh, accatastate come zone di tipo zone di espansione economica speciale, no? è chiaro, e il... È, e ai, ai vecchi proprietari, magari in condizione modesta di questi quartieri, venivano completamente tagliati fuori. Sì, comunque, queste sono tutte osservazioni. Ah, ecco, Carlo, vai. Eh, ecco, sì. Rapidamente, rapidamente su, sulla cosa di prima perché. Eh, allora, noi qua cosa stiamo cercando di fare? Che lo diciamo per voi che ci state ascoltando. Stiamo cercando di fare in modo che almeno alcuni di voi non ci caschino un'altra volta. Va bene tutta la parte tecnica perché noi abbiamo debancato un pochino l'aspetto non tecnico di tutto quello che è stato divulgato, però di base voi ci siete cascati e quindi noi dobbiamo cercare di fare in modo che non ci caschiamo più. Quindi la, io parto con una domanda. La tipa con la felpa grigia e il cappuccio, se invece di dire qui a Maui non è normale, sta succedendo questo, fosse stata tre anni e mezzo fa e avesse detto sono qui chiusa in un appartamento a Wuhan e succedono delle cose non normali. Ho visto gente cadere morta per strada, ho visto, ho visto gente che veniva portata via nei sacchi neri accatastati sulla strada. Ditemi che cosa sarebbe cambiato. Quella volta avete deciso che non era vero e questa volta avete deciso che è vero, ma è lo stesso. Potete prendere la stessa persona che dice solo qualche cosa di diverso. Quindi è molto sottile. Secondo, in una psyop, una delle cose fondamentali è quella che io chiamo il marketing psicologico, cioè una vendita. In una situazione di questo tipo loro... Chi fa queste operazioni deve venderti una narrazione, un prodotto psicologico come lo chiamo io. Ma il vero venditore, il genio, non è quello che continua a insistere finché tu dici compro. Il vero scopo del venditore è quello di aggirare la tua prima linea di difesa, quindi il tuo sistema immunitario psicologico, per far sì che nella tua testa entri quello che lui ti sta dicendo. Cioè, io ti voglio vendere un aspirapolvere, ma io non sto lì finché tu non hai firmato, io faccio in modo che nella tua testa tu cominci a dire con una vocina: Beh, però, sto aspirapolvere aspira bene. E l'altra vocina che dice: Beh, però ne hai già due di aspirapolvere, non te ne fai un altro. Il venditore che è riuscito a creare questo dialogo interiore, questa battaglia nella tua testa, ha vinto perché ha fatto in modo che diventi una cosa tra te e te. Qui chi vi ha venduto? La faccenda che non è normale con la stessa narrazione con cui il mainstream ti ha venduto la gente che cadeva per strada morta, non ha fatto altro che metterti il semino nella testa e tutto il lavoro lo state facendo voi nella vostra testa. Quindi, come si fa a non cascarci? Non si beve subito tutto quello che arriva. Questa è la ricetta base, è questa qui. Arriva una cosa, ragioniamoci su, proviamo a trasporla in un contesto in cui non ci ho creduto. E vediamo se in quel contesto quella cosa regge. Se quella cosa là non regge, non vuol dire che sia falsa, vuol dire che devo stare ancora più attento. Perché se no ogni volta chi fa le PSYOP impara dalla situazione precedente, impara e capisce dove si è fermato e te la prende da un'altra parte. Te la prende da un'altra parte e tu te lo prendi da un'altra parte. Questo è un po' il concetto che, che volevo far passare. Se no, ci si ricaschera sempre a vita, non, non, non è, diventa inevitabile. Già, esattamente. Quindi il punto fondamentale, aggiungo solamente, solamente questa cosa a questo punto. Scusate se non vorrei... Mi seguite? Mi, se mi sentite? Ok, perfetto. Aggiungo solamente questa cosa. Eh, chiaramente, eh, come ha detto giustamente Dana, c'è eh, un mito incapacitante che è il punto fondamentale che molto probabilmente è il movente di questa psyop, come di altre. Uh, le psyop sono le operazioni di guerra psicologica. Lo scopo principale delle operazioni di guerra psicologica è la demoralizzazione della popolazione target, che può essere una popolazione avversaria, ma potrebbe essere anche la popolazione civile del proprio territorio, ad esempio. Se a condurla è uno Stato, perché poi a condurla possono essere anche degli organismi privati. Esistono oggi delle strutture di intelligence che fanno operazioni attive, non sono intelligence statali, ma sono di gruppi privati, ad esempio, gruppi di pressione. Un World Economic Forum è effettivamente in grado di avere una propria intelligence, ad esempio. Allora, l'obiettivo è quello di demoralizzare. A loro non importa di passare per buoni, perché loro sanno di essere cattivi e vogliono apparire cattivi, ma vogliono apparire cattivi ed estremamente potenti. Quindi loro in realtà non è che vogliono apparire santi, perché tanto sanno benissimo che non ci riuscirebbero, ma non è neanche il loro modo di farsi percepire. Quello che vogliono far passare è un'idea di onnipotenza, un'idea di onnipotenza, un'idea di un potere che in realtà non può essere contrastato, e farvi vivere nel terrore. Perché io ho visto molta gente che personalmente mi scriveva: Io sono terrorizzata da quello che ho visto, ma che poi non hai visto niente. In realtà tu hai visto le case bruciate e basta, non hai visto neanche gli incendi. Però l'idea che c'è questo li ha effettivamente terrorizzati, come erano terrorizzati all'inizio dal virus che arrivava dalla Cina. Poi, dopo, eh sì, dopo. È durata tre anni, ci sono voluti almeno due o tre mesi in cui io mi sono preso denun no, denunce no, mi sono preso minacce di morte persino per aver detto che era una frode scientifica, la gente che mi toglieva l'amicizia, mi insultava. E poi molti. E alcuni erano persino complottisti, tra l'altro, che dicono: Ma come, non hai visto? L'hanno fatto ingegnerizzandolo, e tu, tu sei un gatekeeper già all'epoca. In realtà vi spiegavo le cose, che, che poi, dopo, avete accettato tutti, ma ci sono stati dei mesi per accettare quella cosa. Quindi, vabbè, ragazzi, stavolta ve l'abbiamo raccontata di nuovo. Eh, la storia è questa: la zuppa è questa. Non ci cascate prossimamente. Ricordate che vanno veduto la guerra dei mondi e pensavate che non ci, cas non ci sareste cascati. E invece ci siete cascati sulla guerra dei mondi. Vanno fatto vedere il blue beam, ve l'hanno raccontato per anni, poi ve l'hanno fatto davanti agli occhi e ta ci siete cascati sul blue beam. E vabbè, è così. Si impara dai propri errori, però dai, non, non, nessuno vi accusa, nessuno ve ne fa una colpa. Speriamo che però qualcuno abbia capito e magari faccia un passo indietro. Lo so che è molto difficile quando uno sbaglia a chiedere scusa, però non ci aspettiamo le scuse, però ci aspettiamo che almeno qualcuno cominci a ragionare. Vabbè, detto questo, io se non ci sono altre considerazioni da parte vostra, io saluterei il pubblico e diamo appuntamento per la prossima puntata. Puntata con eh, Osservatorio Cimondi e via con la sigla. Alla prossima!